Altro tipo di ritmo di accompagnamento che possiamo utilizzare per creare più movimento ritmico è quello che definisco accordo spezzato, che consiste nel suddividere in due parti l'accordo, suonare sul battere le note più acute, alternate al levare della nota più grave della disposizione. In questo ritmo non teniamo conto del fatto se stiamo suonando un rivolto o la posizione fondamentale. Ma di ognuna delle posizioni suoneremo in battere le note più acute e in levare la nota più grave e alterneremo, quindi in un ritmo in ottavi, battere e levare tra queste note. Vediamo questo ritmo applicato alla sequenza di accordi di Let It Be.